Amici carissimi, bentrovati di nuovo in Piazza del Popolo per una nuova puntata. E ancora con un politico, però si tratta di una presenza femminile, tra l'altro molto importante, gradita questa presenza, e ringraziamo per aver accettato questo invito l'assessore Grazia Pennella. Bentrovata. Buonasera. Buonasera a Grazia Pennella. Noi ovviamente abbiamo ascoltato nel passato anche altri assessori dell'amministrazione Rotice, tra l'altro il sindaco Gianni Rotice governa praticamente da dicembre del 2021 e finalmente possiamo adesso interloquire con Grazia Pennella. Io Grazia la considero un'amica, per cui con lei abbiamo un rapporto confidenziale e ci diamo tranquillamente del tu, anche se poi il tu è, come dire, il leitmotiv di questa trasmissione, perché si tratta sempre di incontri da salotto, incontri amichevoli, incontri in cui spesso è più la chiacchierata, in cui si parla di politica e si parla di quelle che sono le vicende locali. Assessore ai servizi sociali, ma si tratta ovviamente anche di un avvocato. 18 anni di carriera da avvocato per Grazia Pennella, studiato all'Università di Foggia. Vogliamo parlare un po' di questa tua Grazia, di questa tua ascesa anche in politica, ma prima percorrendo il tuo percorso di studi. Certo, allora buonasera ancora a tutti. Io, come diceva poc'anzi Vincenzo, ho studiato giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Foggia e, ahimè, un po' di anni fa, e dopodiché ho fatto anche un percorso di studi di dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Bari. Dopodiché ho iniziato ad esercitare la professione di avvocato, però parallelamente all'attività di ricerca presso l'Università degli Studi di Foggia, perché mi diletto anche ancora a studiare, in particolare il mio settore è quello del diritto d'impresa, diritto commerciale, diritto fallimentare. Quindi svolgo parallelamente queste due attività e adesso se ne è giunta anche una terza, quale quella che mi impegna politicamente come assessore alle politiche sociali e al welfare presso il comune di Manfredonia. Ascolta, grazie, avevi avuto già qualche esperienza precedente con impegni di tipo istituzionale o è il primo impegno? Se non sbaglio, già c'era stato un impegno. Sì, Potremmo. io nell'anno 2018 sono stata nominata dal Presidente della Regione Puglia commissario straordinario della Casa di Riposo Anna Rizzi, che mi ha impegnato per circa un anno e mezzo, forse anche più, nella gestione commissariale, quindi di questo ente di diritto pubblico. Quindi è, diciamo, un'attività che ho svolto e quella è stata, ecco, la mia prima esperienza di natura istituzionale. Benissimo, e allora andiamo un po' percorrendo quello che è invece il tuo impegno in politica. Gianni Rotici è stato eletto sindaco alla fine del 2021, a fine novembre del 2021, e c'è stata poi finalmente questa svolta, come si suol dire, a livello politico dopo 25 anni di amministrazioni governate dal centro-sinistra. Invece questa, come ben sappiamo, è un'amministrazione di centrodestra e tu, dal punto di vista anche politico, sei caratterizzata da una casacca ben definita che è quella di aderente a Fratelli d'Italia, cioè sei praticamente l'assessore espressione di Fratelli d'Italia presso il comune di Manfredonia. Il tuo impegno proprio con Fratelli d'Italia, come nasce? Da quando ovviamente sei entrata in politica direttamente con il
il partito di Giorgia Meloni. Sì, allora il mio impegno, ecco, attivo con il partito è iniziato da poco, quindi poco meno, diciamo, di un anno. Quindi anche se poi in realtà ho sempre, diciamo, svolto delle attività che fossero in qualche modo legate alla politica, quindi alla politica, ma non impegnandomi attivamente. Quindi il mio impegno è iniziato in maniera consistente da poco meno, quindi di un anno, anche se in realtà diciamo che l'impegno per il nostro paese, soprattutto per la tutela delle categorie deboli, l'ho iniziato circa 12-13 anni fa, in quanto sono responsabile di un'associazione di consumatori sul territorio di Manfredonia. Quindi è un'attività che ho sempre curato con impegno, quasi come se fosse un'attività di volontariato, proprio finalizzata a tutelare i consumatori che effettivamente sono una delle categorie deboli che necessitano di tutela in maniera, diciamo, incisiva. Quindi ecco, questo è stato il mio percorso su Manfredonia e poi quindi è iniziato questo mio, con grande gioia, questo mio impegno in Fratelli d'Italia che mi sta vedendo impegnata in maniera sempre più consistente in quest'ultimo periodo. Tanto è vero che mi sono Ah, recata ecco, sei stata presente alla conferenza programmatica svoltasi a Milano qualche settimana fa. Sì. Vogliamo parlare proprio di quest'altra esperienza che tra l'altro ti ha visto presente in quel di Milano, alla presenza di tanti big del partito di Fratelli d'Italia e anche di tanti ospiti che rappresentano tanta cultura orientata politicamente con il centrodestra. Sì, ho partecipato a questa conferenza programmatica a Milano ed è stata veramente un'esperienza avvincente, la vorrei definire, perché mi ha dato in realtà una grande, diciamo, una grande spinta e una grande grinta nel poter poi, ecco, prendere in mano le problematiche di Manfredonia e cercare di dare un contributo alla mia città. Ed è stato comunque, ritengo, da un punto di vista anche ecco, delle idee, è stato comunque un impegno che ha portato, comunque un incontro che ha portato dei frutti, in quanto mi ha dato comunque degli spunti anche per poter affrontare delle problematiche locali. È vero, ci sono, diciamo, ahimè, c'era una presenza veramente di un pubblico numeroso, quindi non sono riuscita quindi ad incontrare o a salutare comunque tutti i big, come dicevo, di Fratelli d'Italia, però abbiamo avuto anche un incontro proficuo con l'onorevole Gemmato, quindi che si è confrontato con tutti diciamo, i referenti dirigenti della Regione Puglia, nonché poi un confronto ecco, costante con il consigliere, chiedo scusa, il consigliere quindi regionale De Leonardis, Sì, Gian Nicola De Gian Leonardis, Nicola tra l'altro è De Leonardis. di casa a Manfredonia, per cui con lui sappiamo esiste un rapporto diretto. Ascolta, Grazia, questa esperienza, anche tra l'altro molto molto sentita, molto importante, perché conferenza programmatica, così come si è svolta a Milano, ha rappresentato per Fratelli d'Italia una sorta di congresso, una sorta di congresso in cui sono state annunciate determinate direttive che porteranno il partito ad iniziare già da quella sede una campagna elettorale che continuerà fin quando nel prossimo 2023 ci saranno le elezioni politiche. Speriamo che ci siano le Sì. elezioni politiche, non vorrei che si trovasse qualche scusa, tipo la guerra, per rinviare le elezioni politiche. Ecco, Fratelli d'Italia quindi ha lanciato, come si suol dire, il guanto di sfida al mondo politico proprio in quella sede. Ti sei sentita parte di una comunità che molto probabilmente riuscirà ad emergere a livello nazionale? Sì, in realtà è stata una bella sensazione, si respirava un'aria di comunità, come dici tu, cioè un'atmosfera avvolgente che comunque ti spingeva a seguire determinate comunque idee, che chiaramente condivido, e quindi una grande grinta, devo dire la verità, e c'è da parte di tutti i partecipanti, quindi
quindi anche, voglio dire, meri sostenitori comunque quindi del partito e non solo, ecco, persone che hanno un ruolo dirigenziale o comunque certo. rivestono cariche politiche. Quindi è stato veramente un'esperienza, diciamo, motivante, ecco, diciamo motivante. Così. Sì. I cori da stadio, tutte quelle bellissimo, quelle che ci sono state, sì, io credo, perché è stato un evento veramente fatto, organizzato alla grande. Bene, tra l'altro c'era anche la notevole presenza del giudice Nordio e di tanti altri personaggi che credo abbiano molto da dire nel prossimo futuro al livello politico. Quindi la rappresentanza di Fratelli d'Italia presso l'amministrazione comunale di Manfredonia è chiaramente rappresentata da Grazia Pennella. I tuoi rapporti con il sindaco Gianni Rotice, dal punto di vista sia personale sia dal punto di vista politico, come si svolgono, come si realizzano, come si concretizzano? Sicuramente sono dei rapporti ottimi con il sindaco, sia da un punto di vista personale che da un punto di vista politico. Forse emerge ed è emerso e sta emergendo comunque l'apertura della nostra amministrazione nei confronti di quelle che sono le idee che possono venire, ecco, indipendentemente dalla maggioranza, dalla minoranza, ma c'è questa apertura nei confronti di tutti, proprio al fine di realizzare il meglio per Manfredonia. Quindi non c'è un pregiudizio, ecco, diciamo così, nei confronti di un'idea che proviene dalla minoranza. No, è questo che il sindaco Gianni Rodice ci trasmette, devo dire la verità, quotidianamente. Quindi ci dà questa possibilità, ecco, di confrontarci con tutti, maggioranza, minoranza. Se ci sono progetti validi, ci sono idee valide, vengono comunque seguite, studiate, analizzate e portate avanti. Quindi comunque c'è un rapporto di continuo interesse anche nei confronti di quelle che sono le iniziative, le idee portate avanti dalla minoranza o comunque non necessariamente dalla parte politica rappresentata esatto. dalla maggioranza. Esatto. Beh, non questo... c'è attività di ostruzionismo, ecco, sì. diciamo così, nei confronti di quelle che sono anche le idee della minoranza. Infatti non a caso ho visto il sindaco Rotice ultimamente partecipare sì, sì. ad iniziative tipo l'inaugurazione della sede WISP esatto. di Manfredonia, che sappiamo pur avendo la etichetta di ente di promozione sportiva ha un orientamento politico sì. ben definito, altri rapporti o altre presenze come la partecipazione a una manifestazione come Bici in Città che c'è stata domenica scorsa, ecco, questo fa molto piacere. Occorre avere un continuo dialogo, un continuo e diretto rapporto con la città, anche perché nel momento in cui si è sindaci o nel tuo caso assessori, come dire, la città viene rappresentata senza fare un distinguo tra quelli che sono della propria parte politica e quelli che non lo sono. Certo. Si è assessori e si è sindaci di tutta la città. Conferenza programmatica l'abbiamo messa per il momento da parte, poi eventualmente in qualche altra occasione, quando avremo possibilità di incontrarci, eventualmente anche, come detto, con i big del partito, ce ne sono anche nel nostro territorio, parleremo direttamente con loro di quelle che sono le iniziative collegate alla campagna elettorale. Invece io vorrei comprendere come si svolge la tua attività come assessore o come assessora, come molto spesso vengono indicate le donne con il femminile, l'impegno come assessore alle politiche sociali, al welfare e non solo, ci sono tante altre deleghe come gli impegni con il mondo della disabilità, gli impegni con le problematiche abitative e tanti altri impegni, tra cui
quello bellissimo di occuparsi anche degli animali, quindi di occuparsi di cani, di gatti, ma anche degli animali, come dire, domestici, quelli da compagnia. Vediamo un po' come si svolge la tua vita di assessore alle politiche sociali. Sì, è una bella domanda. H24. Riesci a trovare il tempo per farti una bella dormitina Sì, ogni diciamo, tanto? devo coordinarlo anche col mio lavoro, che insomma Certo. non è una cosa di poco conto. Comunque, sì, come dicevi giustamente tu, è un impegno costante, quotidiano, perché questa amministrazione deve portare avanti il progetto dell'inclusione. Inclusione, quindi da tutti i punti di vista, inclusione per quanto riguarda i minori, inclusione per quanto riguarda i disabili, inclusione per quanto riguarda gli anziani, inclusione per quanto riguarda le categorie in generale, categorie fragili, categorie che vengono colpite anche da forme quindi di povertà che ahimè comunque stiamo osservando e Purtroppo sto... sono in crescita le nuove povertà, Sono per cui. purtroppo in crescita e ne sto avendo contezza più o meno nell'arco, ecco, di questi mesi che sono lì all'assessorato. Diciamo che adesso l'impegno che stiamo portando avanti da qualche tempo è quello del lavoro per il piano sociale di zona, piano sociale di zona che riguarderà gli anni 2022, 2023 e 2024. Quindi inizia un percorso impegnativo e di concertazione con tutti gli attori del territorio e quindi penso alle scuole, al distretto sanitario, quindi le ASL, alle associazioni e gli enti del terzo settore che svolgono a mio parere un ruolo e devono svolgere un ruolo determinante sul nostro territorio. Inizia questo percorso che ci porterà poi, speriamo, quindi ecco, a fine luglio, speriamo di riuscirci all'approvazione del piano sociale di zona. Piano sociale di zona che, come dicevo, ha Quali sono i comuni coinvolti il nel piano comune, sociale? abbiamo l'ambito territoriale è Zapponeta, Mattinata, Mattinata e Monte Manfredonia e Sant'Angio Monte e Sant'Angelo. Manfredonia che ci vede come comune, Manfredonia è comune capofila. Sì. Quindi abbiamo questo bel programma da portare avanti e questo ecco, piano sociale di zona, dicevo che si svilupperà in sette aree ecco, di strategia, tra cui rientra, non voglio adesso quindi annoiarvi su quali sono tutti gli interventi che dovranno essere realizzati, ma sicuramente rientra quello delle disabilità. Certo. Delle disabilità, quindi che ecco, ci vede impegnati, vede impegnato il servizio sociale, quindi il mio assessorato, sia nel mondo scolastico, quindi con il servizio di integrazione scolastica e il servizio poi, ecco, che dovrebbe essere di completamento di assistenza domiciliare educativa presso l'abitazione, quindi del ragazzo, comunque del bambino, affetto da disabilità. E quello che si prevede di realizzare è un ampliamento di questi servizi, perché con il piano sociale con il piano regionale, il quinto piano, quindi regionale della Regione Puglia, sono stati stanziati sicuramente più fondi e quindi l'impegno nostro è quello di utilizzare questi fondi per ampliare questo servizio. Tra questo ecco, rientra anche, quindi abbiamo detto integrazione scolastica, assistenza domiciliare educativa. Abbiamo anche l'assistenza domiciliare per quanto riguarda quindi i disabili che possono quindi godere ecco, di questo servizio. Anche qui l'obiettivo è quello di ampliare le ore di questo servizio. Assistenza domiciliare che si concretizza poi in realtà in che cosa? Nell'assistenza di operatori sociosanitari, quindi di OSS, per quanto riguarda la cura della persona e per quanto riguarda la cura dell'ambiente domestico. Certo. L'obiettivo inoltre è quello che diciamo manca e ho notato che C'è difetta. un'idea di quanti sono gli assistiti che usufruiscono
dell'assistenza domiciliare e anche Non ti so dell'assistenza dare, Vincenzo, il numero ambientale. preciso, però ne abbiamo Tanti. parecchi, sì. Non ti so dare questo dato preciso, te lo so dare invece per i progetti di vita Sì. indipendente che sono stati anche, diciamo, si stanno realizzando, sono stati attuati e si stanno realizzando, ma Comunque diciamo è un numero in crescita è in perché crescita, è abbiamo parlato di nuove notevolmente in povertà e crescita, è tante. notevolmente in crescita. E oltretutto, l'obiettivo, ecco, è quello anche di realizzare una integrazione sempre più, consistente tra il servizio sociale e il servizio sanitario. Non ci può essere una frattura tra i due servizi, perché l'assistenza deve essere sociale, deve essere sanitaria, deve Certo. essere integrata. E quindi, Deve ecco, correre sullo stesso sullo stesso binario. binario, sullo stesso binario. E quindi questo poi, ecco, avviene tramite il punto di accesso che noi abbiamo, comunque in realtà abbiamo già attivo il punto unico di accesso che, ecco, riceve praticamente le domande, le istruisce e poi va a mandarle all'unità di valutazione Quindi c'è assistenza multidimensionale. anche per quanto riguarda le pratiche burocratiche nei confronti di persone in difficoltà che Certo. non riescono ad entrarci attraverso lo SPID, per esempio, oppure Certo, attraverso altri canali. assolutamente sì. Infatti l'obiettivo che rientra nel piano sociale di zona è quello di potenziare diciamo, le forme di accesso della cittadinanza al servizio sociale, tramite non solo questo che dicevo io, il punto, ecco, di accesso, ma anche tramite il segretariato sociale che noi svolgiamo comunque il martedì mattina e pomeriggio, il giovedì mattina. Ma togliendo gli orari, ecco, di ricevimento, se ci sono delle Certo. situazioni che necessitano interventi immediati, certo non aspettiamo, il ricevimento del martedì o del giovedì. E Ascolta, tramite, grazie. sì. Io scusami se ti interrompo perché effettivamente sono questioni che riguardano anche me personalmente in funzione anche del mio impegno nel campo del volontariato. Non avete, lancio un'idea, esiste il dopo di noi, esiste la terza. L'università della terza Sì. età per gli anziani, non avete pensato, per esempio, lancio un'idea, a una cosiddetta altra università per i ragazzi che, concluso il percorso di studi scolastici di scuola superiore, non avrebbero altre possibilità di inserimento? Creare, per esempio, un aggregato che possa occuparsi di continuare un percorso semi-universitario, comunque un percorso di impegno culturale e impegno sociale integrativo di questi ragazzi, eventualmente individuando anche un sito che potrebbe essere l'ex LUC oppure il centro Peppino Sì, Impastato, che credo non debba rimanere per tanto tempo assolutamente no. come hub vaccinale, oppure anche altre strutture, perché manca questo punto Questa, d'accesso. Vincenzo, È un'idea è che una sto bellissima lanciando. idea che possiamo certamente, diciamo, Io l'ho chiamata l'altra università raccogliere e coltivare, come no. Certo, e fondi, la una porta regione, diciamo, aperta. ce ne ha messi a disposizione, al di là di quelli che sono i progetti di vita indipendente, ecco, perché questo comunque potrebbe rientrare nella realizzazione del progetto di vita Sì, no, sai, indipendente. parlavo proprio un po' di tempo fa con degli amici impegnati nell'ambito del volontariato per i disabili, si parlava proprio di questi ragazzi che, terminato il percorso di scuola e tra l'altro provato anche per tanti anni i progetti di permanenza, perché tu sai, molti ragazzi disabili per rimanere qualche anno in più a scuola, le famiglie accettano i progetti di permanenza, per cui non sono 5, ma sono 6, 7, 8 gli anni in cui si resta nella scuola superiore. Però il dopo, che succede dopo? E il Che fine dopo, fanno questi ragazzi? esatto, E e quindi sarebbe bello creare una iniziativa così importante questo potrebbe rientrare sicuramente, e ripeto, grossa nei da parte del progetti, comune di sì, nei progetti Manfredonia. di vita indipendente, quindi potrebbe essere con una forma per poter Ecco che vuol garantire, dire essere ospiti di Manfredonia TV, raccogliere qualche idea come no, nuova. certo. Bene, l'altra università è un'idea, dopo la scuola è un'altra
idea, il dopo di noi. Sul dopo di noi invece che tipo di interventi pensate di fare? Sul dopo di noi, in realtà, quindi ecco questa esigenza a cui dobbiamo dare una risposta, perché ci sono per l'appunto persone affette da disabilità che poi si trovano o si troveranno con molta probabilità privi di un supporto familiare. E Certo. questo è l'ho ravvisato in ufficio, è una preoccupazione grande per le famiglie, è una grande preoccupazione e quindi che ci vede necessariamente chiamate ad intervenire in maniera molto, diciamo, decisa. No, anche perché il comune potrebbe farsi promotore di raccogliere le donazioni che poi servono per il dopo, per permettere ai ragazzi, per esempio, di rimanere nell'ambito familiare, continuare ad abitare la stessa casa Esatto, d'origine. cioè garantire comunque chiaramente in presenza di disabilità, Certo. diciamo non È gravissime, perché in chiaro, quel chiaro. caso non può essere garantita poi in qualche modo l'indipendenza. In presenza invece di disabilità, lievi, medio o comunque gravi, il progetto è proprio questo, cioè quello di garantire comunque, evitare la istituzionalizzazione il più possibile, quindi l'inserimento in strutture, così come anche per quanto riguarda le Quella è la prima persone cosa a cui anziane, pensare, il evitare di progetto è proprio nascondere i quello. ragazzi nelle Nelle strutture, strutture. ragazzi o giovani, uomini nelle Esatto, strutture. esatto. Noi adesso in realtà abbiamo comunque il dopo di noi che viene, diciamo, curato dall'Associazione Santissimo Sì. Redentore, che ha attualmente credo 10 ospiti, non sono tutti del nostro territorio, anche Provengono anche provengono quindi da dall'esterno. fuori. E abbiamo da ultimo anche pubblicato una manifestazione di interesse per quanto riguarda la realizzazione della linea D del Ah, dopo di noi, benissimo. cioè la realizzazione di infrastrutture da destinare proprio a questi progetti di vita, quindi questi progetti del dopo di noi, a Bene. cui, ripeto, il piano sociale di zona dovrà dedicare, grande attenzione. Grazie, ci sarebbe da parlare davvero Sì, tantissimo, credo proprio di sì. soprattutto della tematica della disabilità. Speriamo che quanto prima poi possa darti supporto anche l'istituzione del Garante per la disabilità. Io invece un altro tema che vorrei affrontare con te è l'emergenza abitativa, perché negli ultimi periodi si sono verificati anche episodi collegati a questa problematica. Come intende il tuo assessorato e la tua opera, soprattutto come assessore, muoversi in questi gangli così particolari, perché si è parlato di nuovi alloggi che dovranno essere Ma ci vorrà un pochino realizzati, di tempo per ci poterli vorrà un po' di realizzare. tempo. Sì, esatto, però certo, se non si Quali inizia, sono gli non si. interventi Gli dell'assessorato interventi, ai allora, servizi in sociali? realtà, quindi è veramente l'emergenza abitativa è il problema che ci attanaglia quotidianamente, perché dopo il periodo della sospensione Covid degli sfratti, chiaramente sono partite tutte le intimazioni Certo. di sfratto e quindi ci ritroviamo purtroppo Li hanno eseguiti famiglie. alcuni sfratti? Sì, Sono quindi stati eseguiti? purtroppo famiglie quindi che si ritrovano senza un'abitazione. Famiglie che però nel momento in cui vanno alla ricerca di abitazioni fanno difficoltà a trovare il proprietario disponibile per una serie di ragioni per cui diciamo non mi permetto ecco, di entrare nel merito, c'è questa difficoltà. Quindi c'è la ricerca degli alloggi e la diciamo, difficoltà da parte dei proprietari di concedere l'alloggio in locazione. Quindi Perché c'è sempre l'assessorato. quella paura La paura, esatto, di perché ritrovarsi con il una proprietà che proprietario viene. richiede garanzie. Allora noi stiamo cercando di muoverci su questa direzione, cioè l'idea è quella di creare l'Agenzia Sociale per la Casa, che dovrebbe in realtà con una serie di attività consentire di far incontrare la domanda con l'offerta, quindi la domanda di famiglie che si rivolgono al nostro servizio sociale con l'offerta da parte dei proprietari. In che modo stiamo pensando di in qualche modo rassicurare il proprietario che deve dare l'alloggio? Creando anche, ecco, l'idea è quella di creare un fondo di garanzia che possa intervenire, in determinate situazioni nel momento in cui il proprietario non pagherà, ecco, dei canoni di fitto, sarà destinatario di un'intimazione di sfratto e quindi dovrà lasciare l'immobile. Quindi l'idea è quella di costituire, su cui sto lavorando oramai da mesi, di dar vita a questo fondo di garanzia che interverrà
diciamo, a garantire quindi il proprietario che si troverà di fronte ad una situazione di morosità dell'inquilino. Quindi questa è la forma di intervento che, diciamo, che si deve necessariamente quindi attuare. E i tempi, quali sono i tempi di Allora, in intervento? realtà l'Agenzia per la Casa non ha dei criteri ancora dettagliati da parte della Regione con cui ci siamo già interfacciati, quindi noi comunque la stiamo realizzando perché, e manderemo il nostro progetto, ecco, di delibera alla Regione per capire se possiamo procedere. E questa quindi è la difficoltà, che non ci sono delle linee ancora direttive da parte della Regione, dei criteri proprio per l'attuazione Sì. dell'Agenzia per la Casa. Ma io non mi fermo, quindi comunque la realizziamo lo stesso. Il fondo di garanzia lo dovremmo adesso realizzare a breve, facendolo, ecco, rientrare in un protocollo d'intesa con la Caritas e con altri enti del terzo settore, quindi cercare di intervenire con questo fondo di garanzia. E devo Benissimo. dire che è un lavoro su cui sta un argomento su cui sta lavorando anche tanto la commissione al welfare, anche in collaborazione con la commissione all'urbanistica, Chi è quindi la presidente? La dottoressa la Facciolusso? presidente è la dottoressa Antonia Facciolusso, Sì, quindi che è stata tra l'altro anche nostra stiamo ospite. lavorando in sinergia su questo problema per cercare di arrivare comunque ad una soluzione. Sarà Bene. difficile, ma cercare di in qualche modo arginare il problema. No, vabbè, ma fa piacere ascoltare che c'è questa sinergia anche con le Sì. commissioni, soprattutto con quei riferimenti anche, come dire, professionali, perché Antonia Facciarusso è una psicologa, per cui può Esatto. dare anche tanto dal punto di vista professionale. E dà E tanto un grande contributo. infatti, grazie, il tempo vola, è incredibile, abbiamo già superato quello che poteva essere il limite che ci eravamo concessi. Andiamo alla conclusione. So che sei come dire, un animalista, nel senso che se ami tanto gli animali, ti interessi tantissimo di cani, di gatti, e soprattutto di, come dire, degli animali domestici. C'è anche a Manfredonia tanta sensibilità, però allo Sì. stesso tempo, all'opposto, c'è anche chi si diverte purtroppo nei confronti degli animali con gesti cattivi, tipo veleno o altre, non voglio usare altre indicazioni, altrimenti forse darei dei suggerimenti per continuare. Come ci si muove con il randagismo di cani e gatti? Sì, allora io faccio solo una precisazione, non amo tanto la parola animalista perché per me l'amore per gli animali diciamo, è naturale, dovrebbe far parte di ogni essere umano, quindi come se si dicesse bambinisti, quindi perché Benissimo, no, fa piacere che, ma condivido questa l'amore tua per gli animali affermazione. penso Dovrebbe essere che una cosa dovrebbe essere, naturale, sì, dovrebbe ma essere purtroppo non lo naturale. è, Non lo è, almeno da parte di tanti. purtroppo non lo è. Quindi io in realtà questa delega quindi la sto portando avanti come quella per i servizi sociali con grande passione e stiamo cercando di innanzitutto aderire ad alcuni progetti volti ad combattere il randagismo e quindi un'attività di sterilizzazione che è l'attività Sì. che va fatta e quindi in questo modo impedendo poi cani randagi, impedendo comunque il sovraffollamento del canile. Quindi questa è una prima, diciamo, attività Quindi propedeutica. fornendo anche per esempio gabbie trappola per poter catturare gli Questo animali. rientra chiaramente nel nostro progetto, ma l'altra, diciamo, attività è quella anche di sensibilizzare alle adozioni, perché non abbiamo un canile con circa 220 cani, quindi dobbiamo necessariamente fare attività di sensibilizzazione, promuovere le adozioni con l'aiuto delle Andate al associazioni. canile, Andate al non canile, non prendete cani, come dire, comprate di i razza che esatto. costano tantissimo. Ci Non sono comprate i tanti, cani. davvero, Io ho fatto la visita quindi al canile per incontrare quindi il dottor Lupoli che gestisce quindi il nostro canile. Devo dire che è un canile molto curato e la cosa che mi ha colpito è proprio la richiesta esagerata di questi animali di coccole, quindi Ah. l'esigenza di coccole, per cui io condivido il tuo invito di non comprare ma di recarsi in canile per Adottare poter un animale. adottare questi nostri animali e non farli rimanere detenuti a vita praticamente.
Bene, parlavamo prima della registrazione di questa puntata di Oasi Felina che può servire per esempio per i gatti che hanno partorito e che hanno bisogno del loro spazio, del loro tempo per poter svezzare i cuccioletti e tutte Sì, anche le questo rientra nei problematiche. nostri Rientra fra i vostri progetti, progetti? assolutamente sì. Quindi mi sono interfacciata anche con un'associazione che si occupa, per amore di Siro, che Ah, comunque si benissimo. occupa, Sono amici carissimi, le curata da Rosa conosco bene. Principe, con la Sì. quale comunque mi interfaccio quotidianamente, e c'è anche quindi questo progetto. C'è anche l'invito, ecco, a chi si prende cura di gatti della zona di farsi comunque referenti di colonie feline, quindi recandosi presso la Polizia Municipale, dove io trasmetterò un modulo che dovrà essere quindi compilato per quindi prendersi, diciamo, Sì. cura di questi gattini, del quartiere, ecco qua. Va bene, io non voglio rubarti altro tempo perché tra l'altro gli argomenti che abbiamo trattato sono molto interessanti, però caro assessore, io vado sul maschile e poi vado sul femminile per evitare che mi si taccia di maschilismo, No. perché ormai c'è da aspettarsi di tutto in questa città, si critica tanto, si riesce a fare la polemica su tutto, a volte ci si meraviglia perché per 3-4 giorni non leggo comunicati ostili nei confronti di chi in questo momento ha il compito di amministrare, però sono battute. Dicevo, noi ti ringraziamo come Manfredonia TV perché la tua presenza è una presenza davvero squisita, è una presenza molto importante e tra l'altro se ci riesci di avere un rapporto un po' più costante anche per elaborare o per rendere edotta la cittadinanza di come si Certo. sviluppa la cosiddetta arte, da questo punto di vista sarebbe cosa gradita. Certo, io ti ringrazio e accolgo questo tuo invito per creare questo legame costante, dare informazioni, non dico quotidianamente, ma in maniera, diciamo, ripetuta Periodica. sull'attività del nostro assessorato. Bene, ringraziamo Grazia Pennella, l'avvocato Grazia Pennella per questa presenza così significativa, così importante. Abbiamo toccato direttamente con mano alcune delle problematiche delle quali si occupa. Ancora grazie a Grazie. Grazia e noi per quel che riguarda Manfredonia TV, per quel che riguarda Piazza del popolo, ovviamente diamo l'appuntamento alla prossima occasione. Ciao ciao.